Ora le ultime due domande. Quando il circuito RL viene aperto, cioè l'interruttore viene aperto e in realtà viene chiuso sulla maglia superiore. Questo avviene all'istante T segnato trovato prima. C'è da scrivere l'equazione differenziale e disegnare i vari grafici. Qui vediamo la chiusura dell'interruttore sulla maglia superiore con il solenoide che si comporta da generatore, unico generatore perché l'altro generatore viene escluso dal circuito e quindi contribuisce a far passare la corrente cercando di mantenerla allo stesso valore di prima, cosa che non riuscirà a fare. È importante notare che la FEM autoindotta stavolta va verso sinistra, infatti, mentre prima in fase di chiusura dell'interruttore sulla maglia inferiore la corrente aumentava e quindi il solenoide si opponeva a un aumento di corrente, generando una FEM autoindotta verso destra, adesso invece il solenoide deve contrastare una diminuzione di corrente, in quanto, venendo a mancare il generatore, questa corrente tenderebbe a morire rapidamente a zero. Invece il solenoide cerca di sostenerla per impedire che cali. Quindi adesso il solenoide tenta di far scorrere la corrente, non di ostacolare il passaggio della corrente. Quindi genera una FEM verso sinistra, una FEM che ha il segno positivo. Prima aveva un segno negativo. Adesso invece la FEM autoindotta ha lo stesso segno positivo della differenza di potenziale ai capi dell'induttanza. Infatti questa differenza di potenziale, come prima, va da destra a sinistra. L'equazione del circuito è identica a quella di prima, con due differenze però. La prima è che non c'è più il generatore F e la seconda è che non c'è più neanche la resistenza interna del generatore, ma rimangono due resistenze sole, R più RL. Poi, come abbiamo fatto prima, si sostituisce la FEM autoindotta con meno L il punto di T, cioè in pratica con la legge di Faraday, Neumann, Harry e Lenz. E poi dobbiamo stare attenti all'istante in cui questo interruttore viene commutato dalla maglia inferiore alla maglia superiore. L'istante è T segnato, 0,550 secondi, che abbiamo trovato prima. In quell'istante la corrente è salita durante la fase iniziale in cui l'interruttore era chiuso sulla maglia inferiore, è salita fino al valore 0,328 A. I calcoli sono indicati qua, è molto semplice, basta sostituire l'istante di tempo 550 millisecondi dentro l'equazione della corrente che sale esponenzialmente, quindi si sostituisce il tempo, l'istante di tempo qua, qui c'è tau, F su R totale l'avevamo già calcolata prima e 0,493 A rappresentava la massima corrente, cioè il valore asintotico. E quindi facendo questo calcolo troviamo 0,328 A. Come pura curiosità, pura coincidenza numerica fortuita, abbiamo che anche la derivata della corrente elettrica in quel momento vale lo stesso valore numerico, 0,328 A al secondo. Ma si tratta solo di una coincidenza fortuita, in quanto i valori scelti per la resistenza di carico e la resistenza del solenoide differiscono di 10,2 ohm, che numericamente è casualmente uguale ai 10,2 Harry di induttanza del solenoide. Quindi, a parte questa coincidenza numerica, l'unica cosa che dobbiamo ricordare adesso per andare avanti col problema è che all'istante in cui l'interruttore viene commutato, la corrente ha raggiunto 0,328 A. Dunque, la fase di salita della corrente elettrica si interrompe in questo istante al valore 0,328 A e da quel momento inizia la scarica, viene riazzerato il tempo. Questo istante di tempo qui segnato con 0 è il momento in cui l'interruttore viene commutato sulla maglia superiore e a partire da questo valore massimo 0,328 A la corrente elettrica diminuisce esponenzialmente con questo andamento. Anche la costante di tempo tau è leggermente diversa da prima perché viene a mancare la resistenza interna del generatore. Prima la costante di tempo era L su tutte e tre le resistenze, qui invece è L soltanto su queste due resistenze qua, non essendoci più R. C'è poi da fare il grafico della I punto, cioè la derivata temporale della corrente elettrica. Intanto la ricaviamo da un punto di vista matematico, derivando questa funzione e otteniamo questa espressione. Vediamo che giustamente è una funzione dal valore negativo e lo è anche intuitivamente perché questa corrente sta diminuendo
E quindi si tratta di una funzione decrescente ha una derivata negativa, è una funzione che decresce più rapidamente all'inizio e quindi lì la derivata è più negativa e poi piano piano decresce sempre meno, cioè con meno rapidità, fino ad appiattirsi, quindi la sua derivata va a zero. Infine, disegniamo il grafico e scriviamo l'equazione, la funzione della Fermat indotta che si calcola per la legge di Faraday-Neumann-Harry-Lenz come meno Li punto. Quindi basterà moltiplicare questa funzione matematica per meno L per ottenere la funzione matematica della Fermat indotta. Si tratta di un valore positivo, come si vede qua, ma anche dal grafico. E come abbiamo detto prima, la Fermat indotta adesso ha lo stesso segno della differenza di potenziale ai capi del solenoide ideale. Infatti, come detto prima, ora l'interesse, il tentativo del solenoide è quello di non far smorzare questa corrente, ma di sostenerla. Ecco il motivo per cui la Fermat indotta è positiva e andando da destra verso sinistra stavolta, esattamente come la DDP ai capi del solenoide ideale. Abbiamo quindi risposto anche all'ultima domanda.